Infatti non sentite un cazzo, buongiorno. Vaffanculo. Allora, ricominciamo da capo, quindi. Salutiamo. Madonna che po'. Gogul, Naked, Brusim, Sippo, Just, Cippino, che ho ringraziato tante volte perché la grafica di questo iPad è sua ed è una persona gentilissima. A Gogul abbiamo chiesto di non essere tossico come l'altro giorno. Poi c'è Naked. Cosa sono i punti che sono apparsi nella parte bassa della chat? Te lo spiegherà la chat perché io non lo so. Poi che ci abbiamo? No, siete voi. Alex c'è, ciao, buongiorno. Ma volevo ringraziare, lo rifaccio di nuovo adesso che c'è il microfono. Andragon 042, Chris Light per aver fatto l'abbonamento. Matticar 0609, Raso ASJ, Autoro Arturomo 2006 e Mr. Gabrijay per aver messo il follow. Dicevo, ci volevamo giocare gli altri giochi di Apple Arcade stamattina. Sto adorando What's the Golf, ma ho dovuto disinstallare e reinstallarlo per un problema a Game Center. Solo che non lo sapevo che era un problema a Game Center, quindi ho disinstallato e ho perso tutto il salvataggio, che non era poca roba, ma vaffanculo. Vabbè. Mi sto comunque divertendo. Se è passato da bel gioco a quasi capolavoro, c'era una serie di idee fuori di testa. La settimana prossima la notizia me la invento, basta che fa il video commenta. Ah, lo so, Alex, lo so. Allora, cominciamo con i giochi dell'altra volta. Fascia 1 l'abbiamo provati tutti. Fascia 2. Ah no, vedi, Bermuda non l'abbiamo provato. WCF non mi ricordo. E proviamo, dai, proviamo Bermuda. Ditemi se si sente poi il gioco, eh. Io ho il pad pronto. Partiamo da Bermuda. Ciao Idi, buongiorno. Tacci tu, non mi hai fatto mettere Brozovic. Sempre a criticarmelo, cazzo. Vediamo se si sente il gioco. Eh? Ah, faccio anche di più. Guarda, me lo metto anche in monitor diretto. Così tagliamo la testa al toro. What's the Golf? Molto bello anche con controlli touch, eh. Infatti lo gioco benissimo al bagno. Stamattina sono i giochi di Apple Arcade, Naked, la seconda tornata. Per vedere tutti i giochi che hanno messo. Al momento sono 71, sono rimasti 71 al lancio. Ne ho provati un po', altro po' no. Quelli brutti li disinstalliamo, quelli belli li dividiamo per fasce. Hai già provato Mini Motorways? Mica me lo sono perso. No, ancora no. Stamattina dovremmo provarlo. È previsto, è previsto. Vediamo cos'è questo Down in Bermuda. Bravo. Eh sì, Naked, sei un po' rincoglionito. Abbiamo fatto già una live in cui li facciamo. Ne ho fatti vedere tanti. Ciao, Nigel. Servizio della Madonna, Naked. Cioè, secondo me è incredibile. 71 giochi, quasi per niente zozzeria. Veramente incredibile. Ah, 30 anni dopo che siamo che. No, siamo appena. Ah, sì. Quindi lui è caduto e per 30 anni ha vissuto da solo su st'isola, sto poretto. 4,99 primo mese gratis. Attenzione, Nimma. Chi va là? Oh, ciao. Sono contento che tu sia qui. Potrei aver bisogno di aiuto. L'ho invecchiato malino, però. Però ha mangiato. Ho provato a risolverlo per anni, è proprio un rompicapo, forse tu puoi farcela. Trascina le caselle per fare scorrere lungo il percorso. Allora, vedete, il pad funziona, però in questo caso forse è meno, cioè più pratico il touch. Passa tra l'altro da pad a touch veramente in scioltezza. Cioè, ok, che cazzo devo fare? Ah, vuole che metto quello e quello lì. Ok, l'ho capito. Quindi questo è qua. Vabbè, però è un po' deficiente il vecchio, scusatemi. Wow, ce l'hai fatta! Wow! Purtroppo i colori nel passaggio al PC vengono un po' sbananati, eh. Io li vedo più belli. Voi ce li avete molto accesi. Ma sembrano giochi flash nell'aria o sbaglio? No, 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 Nega, adesso ti faccio vedere che in realtà c'è un po' di tutto dentro. No, no, non è vero manco per il cazzo. Oh, cos'è? Devo muovere il vecchio? Ah, no.
andare qua. Non erano tutti un bellissimo stile. Ehi, c'è qualcosa qui. Ruota trascinando con due dita. Ah, addirittura, figata. E scusa, come lo faccio a ruotare? Ah, levetta destra, molto banalmente. Ah, devo fare un triangolo forse qua. Qua ha scritto Gogol, i giochini flash tanto tirati in ballo da chi non ha mai. Ci ha mai giocato, dice Gogol. Bravo Gogol. Non è questione di etere, sono giochi mobile. Non lo sono tutti per niente, Cippino. Cioè, è pieno di giochi indie, non mobile. Allora, continua a seguirti, io passo in modalità step, nel senso che faccio lo step mentre ti seguo. Non potrò scrivere, ma sappi che ci sono. Ok, nigga. No, non sono proprio d'accordo. Io per me sono giochi indie, non sono giochi mobile. Vito, cos'hai apprezzato maggiormente di questo Fashion Week? No, di che cazzo parli? Yeah, è passato così tanto tempo dall'ultima volta che ho visto qualcuno. Infatti, ci sono 10 giochi almeno che io avrei comprato su PC. Tipo What the Golf, tipo Mutazione. E poi ho disinstallato, però. Io sono Milton. Ciao Milton. Io sono Erma. Sono entrato per un pisolino e sono rimasto chiuso dentro. 30 anni? Quindi sei stato lì dentro per un po'? Oh sì, direi all'incirca 563 anni se ho tenuto bene il conto. E tu? Dove sei stato tutto questo tempo? Fa piacere incontrare qualcuno finalmente. Mi sono schiantato su quest'isola un po' di tempo fa. Credo mi sento ancora un po' confuso. Puoi aiutarmi a fuggire? Devo tornare a casa. Ma certamente è il minimo che posso fare dopo che mi hai aiutato a uscire. Ecco, per cominciare, tieni questa sfera. Ok, quindi ci sono queste macchine in cui risolvi degli enigmi fondamentalmente. Ci proviamo a fare questa. Ah no, questa c'ha le lucine, vedi? I portali delle sfere hanno un speciale potere che consente di spostarsi tra le isole. Puoi attraversarli quando ti pare, ma devi prima trovare tutte le sfere se vuoi che la prossima isola venga svelata. Un'altra sfera da trovare. Prova il monumento stellare laggiù, di solito contengono qualcosa di utile. Ecco, hai trovato una stella. Prima vista direi che ne mancano un po'. Saranno per caso qui intorno? Vabbè, andiamo avanti perché dobbiamo vederne tanti. Ci abbiamo il 60% di batteria. 8 cazzo reportage Fashion Week 2019. Non lo so, non l'ho visto, Mircotto. Io guardo solo per i giochi fascia 1. Stowar Groove, aspetta te. Ok, questo l'abbiamo provato, questo l'abbiamo provato, questi li abbiamo provati tutti. WCF non mi ricordo qual è, ma mi sa che l'abbiamo provato, eh. Vediamo un po', vediamo un po'. Stone non è piaciuto per niente il film di Tarantino. Allora, Game Center che per il momento ho tolto proprio per il problema che vi dicevo, devo rifare il login e vedere se il gioco tiene. Ma alla fine di queste carrellate pensi che ti fermerai a giocarne uno? Gonade, ho finito già Sayonara Wild Hearts. Sì, questo è. Abbiamo provato questo, sì. Sayonara Wild Hearts e stavo giocando What the Golf per finirlo, quindi sì, questo non c'ha il pad. Questo era quello delle carte, no? Però mi fa ricominciare da capo, mazza che palle. Ah, perché ovviamente non tenendo conto di Game Center, mi sa non salva. Non salva. Questo l'abbiamo provato l'altra volta. Comunque, andiamocene. Ah, questa era fascia 2. Fascia 1 l'abbiamo provato tutti. Allora, proviamo qua. No, in realtà, fascia 1 non abbiamo provato Jenny LeClou. Semmai lo proviamo dopo.
Assembly, l'avevamo provato, sì. Proviamo un po' Over the Alps. Ci devo ragionare un po', Brusim, onestamente, ci devo ragionare. Red Bull, ho bevuto una light stamattina. Presto, appena mi sono alzato per colazione. Non, è un film strano, un film che fondamentalmente non dice un cazzo, però ci voglio rimuginare un po'. A me non è, non mi sono annoiato, Stone era disperato che si era annoiato, a me. Devo dire che sapendo gli avvenimenti il film acquista un senso, ma restano 3 ore di racconto e punta a dire qualcosa, non lo dice mai. Dovevi rilanciare con sta cazzata la cosa giusta che hai detto prima. Vabbè, è Gogol, cioè Mircotto, cioè ti ha detto bene che una cosa eri d'accordo. Questo è Over the Alps. Sempre. Ogni mattina faccio colazione con Red Bull, da anni. Della cosa migliore del mondo, porca troia. Bevete Red Bull a colazione, diventate belli e forti come me. No, i plasma li ho tolti, danza. Plasma solo quando faccio Guantanamo, Auschwitz. La dieta è pazzissima. Senti, io proverei a loggarmi, però voi mi sa che vedete tutto se io mi loggo adesso, vero? Nuovo è coperto, vediamo un po'. Vabbè, questa vedete la mail, non ce ne frega niente, tanto è quella che non uso mai nella vita, quindi. Però la password... Mi piacerebbe non farvela vedere, ecco. Si vede? Non la vedete? Voi non la vedete? Perché io la vedo qua e voi non la vedo là. Facciamo una cosa, va, per proprio sicurezza, non perché vi voglio male, ma... Arriviamo, eh. Vi do fiducia, ma credo che non si veda solo per il discorso della trasparenza. Vabbè, sì, c'era una trasparenza del cazzo che la toglieva, ma si vede, era chiaro che ci fosse. Rieccoci qua. Allora, vediamo un po'. Pad questo? Sì, anche pad. Vedete, usa il pad come un punta e clicco. Impostazioni. Ah, questa è la schermata. Nuova partita. Sì, la mail non era segreta, Google. Era la password il problema. Tanto che la mail puoi fare quello che ti pare. Guarda, la mia mail spamma, non me ne frega proprio un cazzo. Mussolini furioso a proposito della fuga di prigione. La scorsa notte quattro prigionieri sono fuggiti da un centro di detenzione fuori Milano, un incidente che il primo ministro italiano ha definito opera di agenti stranieri. In una dichiarazione di questa mattina Mussolini ha promesso il massimo degli sforzi per trovare i prigionieri, che ha definito pericolosi insorti politici. Ha capito. Ho assaporato i panorami e gli odori di Milano, amico mio. Che gran città, qualsiasi cosa vi stia facendo Mussolini... Ah, queste sono le opzioni. Il fascismo non avrà mai la meglio sulla bellezza, perirà nell'intento. Non ti dirò esattamente cosa ho fatto. Attenzione, un gioco antifascista. Ma Mussolini alla fine la distruggerà. No, cioè, il fascismo non avrà mai la meglio sulla bellezza, perirà nell'intento. Spawn, grazie dell'abbonamento. 20 mesi, grandissimo. Spawn. Sto giocando Link's Awakening, l'ho giocato un po' stamattina, devo dire che faccio proprio fatica. Il gioco mi piace un casino, però è proprio il tipo di concezione di gioco vecchio che non ti aiuta e che io lo soffro, non sono capace di andare avanti. Potrei pensare di ritirarmi a Milano, quando tutto questo sarà finito magari controllo, potrebbe tenere da parte per me un pezzo di terra vicino al lago di Como? Vabbè, mi sembra un po' troppo narrativo per voi questo gioco, però è curioso, eh. E li batteremo i fascisti, tutti, fino all'ultimo. Riva San Vitale, tra Pugno e Embri, non ha più pallida di cosa aspettarmi. Primo atto, la prima mossa italiana. Oh, e non è interessante, che cazzo c'entra il gioco Flash qua? A chiasso. Tra l'altro non avete mai giocato un gioco ambientato a chiasso, guardate quanto è bellino.
C'è l'opzione, sta facendo anche cose buone, non credo. Ah, mobile, hai detto, è vero, ti chiedo scusa, Cipiro. Sì e no, però, alcune cose sì, alcune cose no. Che devo fare? Fuori dalla prigione mia, non so che mettere una risposta. Ah, dovevo pigiare sul treno. Va bene, andiamo a vedere altre cose magari più ludiche, signori, amici. Allora, uno che IGN ha premiato come uno tra i 10 da giocare assolutamente... è uno della palla che rotola. Sai che non mi ricordo qual è. Ah, ecco, forse questo. Vediamo un po' se è questo. Da roba flash no, da gente come quelli di Castle Crash. Non ho mai usato come dispregiativo. Però io devo dire che questa. Io sono uno come te. Il mobile non lo toccavo più neanche per sbaglio. Questa impressione non ce l'ho avuto. Salve, pilota. È un piacere averti qui. Siamo ancora scombussati. Anzi. L'impressione è che loro si siano proprio staccati da quella zozzeria. Già non avere le valute, microtransazioni, secondo me è un plus evidente rispetto ai giochi mobile. Siamo ancora scombussolati dal teletrasporto, o mi sbaglio? Il nostro esercizio di riorientamento ti tornerà utile. Segui le istruzioni così testeremo i sistemi di controllo del veicolo. Proviamo a girare a sinistra. Tra l'altro la cosa che... Ah, è tipo Super Monkey Ball. Bene, ora gira a destra. Per questo esercizio rimaniamo sul tracciato. Rigeneriamo il veicolo. Perfetto, sembra che tutto funzioni. Prova a sterzare cercando di rimanere sul tracciato. Ho capito. Forse è facile. Sarello? Non c'è il mondo. Ah, però puoi uscire e rientrare a occhi e croce. Non so se sono testati bene i controlli pad, però perché... Ah, però ti fai checkpoint. È veramente tosto. Soprattutto sta pausa mentre sei fuori pista, secondo me la potevamo risparmiare. Questa curva sembra adatta per testare il reset manuale. Disattivazione del sistema di controllo, nulla di cui preoccuparsi. Proviamo la funzione di reset manuale. Y. Ah, ok, c'è il tasto per ripartire a bomba. Perfetto, siamo stati riportati sul tracciato all'ultimo checkpoint. Ricorda che il reset manuale del veicolo può farti risparmiare tempo prezioso in una corsa. Ok, chiudiamo in bellezza pilota, vediamo se riesci a attivare il sistema turbo del tuo veicolo. Carino, già visto, ma carino. Il problema del mobile sarà sempre la mancanza di pad. E no, il supporto così non è la stessa cosa di un pad dedicato alla Switch. Beh, che non sia Switch siamo anche d'accordo, Cippino, eh. Però, cioè, secondo me funziona bene qua. Diamo il benvenuto alla federazione. Tra l'altro, secondo me, io lo sto valutando su iPad. Su iPhone per me non avrebbe lo stesso effetto. Non potevi continuare a non toccare il mobile. Tra 2 mesi tornerai ai giochi. Carta e penna. In realtà, se delle cose carine ce le mettono, secondo me funziona bene. Cioè, al bagno What the Golf me lo gioco proprio, ma molto meglio di portarmi Switch insieme ai pad in cui guardo Twitter. Carriera, facciamoci una corsa, dai. Un pezzo di carriera. Gara a cronometro, orbita inferiore di Kers. Tanto sembra molto carino questo, eh. Questo lo mettiamo in fascia 2, guarda. Ma il turbo ce l'ho a bomba, no? Non ce l'ho. Ah, dovrei giocare tra l'altro su iPad. Esatto, non sul monitor, perché si gioca meglio. E infatti è più preciso, no? Ah, c'avevo il turbo, porca troia. Ma magari con iPhone con l'accrocchio per agganciare il pad. Boh.
Beh, potevo far molto meglio qua, usando il turbo. Però vedete, quando gioco sul monitor c'è un ritardo dei comandi che mi sbrana proprio. No. Se gioco direttamente su iPad si gioca benissimo. E là non riusciva a tenere il controllo. C'ho il turbo, ma se non mi capita un rettilineo manco per sbaglio. Perso. Ti ho capito, Gigio. No, è figo, eh. Figo perché il turbo. Ho fatto? Ah, portale 30. È figo perché il turbo non ti porta via come velocità e quindi riesci sempre a controllare bene. Andiamo avanti, mi è piaciuto. Questo, ragazzi, si guadagna la fascia. Non so se uno, ma almeno due. Poi decideremo se spostarlo, guarda. Questo cazzo di come sposta le app iOS 13 invece non lo sopporto proprio. Sappiatelo. Fascia 2. Allora, proviamone uno che probabilmente è una chiavica. Sonic Racing. Poi c'è anche Chuchu Rocket, di cui so esserci una grande quantità di super appassionati. Scusami, questo qua rimane in verticale, mortacci sua. Non si mette in orizzontale, ma che pippa è? Consenso revocato, riavvia l'app. Ma perché? No, muori, Sippo! Vaffanculo! Tello Lime! Mostro senza cuore! Beh, pratica, Siga, sa fare le app sul mobile. Ah, però qua. No, è in verticale, è deficiente. Benvenuto a Sonic Racing, io sarò il tuo mentore e ti mostrerò come giocare. Prima di tutto dobbiamo vincere la prima gara, vediamo che sai fare. Usa la levetta sinistra per serzare. Grazie. Wow, te la cavi proprio bene. Puoi regolare la sensibilità e alzare meno le prestazioni. Ok, ti ringrazio. Sei gentilissimo. Guarda, Cippino, mi è passata la voglia di Ridge Racer, lo sai, in questo gioco. Tocca l'icona Wisp per lanciarne una contro l'avversario. Cos'è l'icona Wisp? Ah. I ring riducono i danni che subisci dai Wisp. Quando subisci dei danni perdi tutti i ring. Ok. Ring non l'avremmo tradotto meglio con anelli? Guarda, Knuckles ha usato la sua abilità di squadra per caricare un pannello turbo. I tuoi compagni di squadra hanno abilità di squadra diverse e ti possono aiutare. Veloce batteria. Mi sta facendo cagare ovviamente. Non è bruttissimo graficamente, ma direi che siamo sotto a Crash Team Racing, che già secondo me è un brutto segnale. Sì, ho sentito che Nintendo ha appena annullato Mario Kart 9 perché non possono fare meglio. Sì. Ma scatta oppure lo stream? No, scatta tra la trasposizione su PC, Mircotto. Su iPad vanno tutti molto bene. Però oh, io non vedo i scatti in Link's Awakening, quindi magari non sono una persona più affidabile. Allora, questo se ne va in fascia disinstallato, come prevedibile, fa schifo. Un altro che rischia un po' di finire in quella fascia è Hotlava, gioco che in realtà streamer l'hanno giocato per 100 anni trovandolo favoloso. Potrebbe essere magari divertente. È un gioco in cui devi muoverti dalle stanze senza cadere mai sul pavimento che è pieno di lava. Gioco che ci ha messo un sacco ad uscire alla fine, non so perché. Ah. Allora, oggi alle 14:30 io volevo fare un po' di multi di Gears. C'è anche la beta di COD su PC, quindi vediamo un attimino. Potremmo farle tutte e due, potremmo farne una, potremmo non fare un cazzo, poi decidiamo. State pronti però che verso le 14. La Lazio gioca la sera e voi non sarete mai più presenti in una partita della Lazio. Vabbè, basta.
A cosa ho messo? Mi sono scordato. Ah, ottava. Tieni premuto per saltare, ok. Sono orribili i personaggi. Una sorta di platform con i controlli di merda, però mi sento di dire. Ma qua non c'è lava, però qua c'è lava, quindi è una sorta di gioco costruito sul platform degli FPS, insomma. Capite che non è il suo, cioè non è il mio, però magari è divertente, solo che graficamente è veramente brutto come morte. Sono anche ecco, vagamente fortissimo, stavo dicendo. Aia. Ma me la dà sempre buona in avanti, no? Ho capito. Dove è andata? Ah, doveva andare di là. Passando per il lampadario? Fail. Si chiama Hot Lava, che è The Flor in Lava. Stiamo provando COD, io ti avverto perché ti voglio bene. Minchia, però, state provando senza di me, siete proprio delle minchie. Così poi arrivate, siete bravi. Ah, va, ti rompiamo il culo, siamo forti. Ne avete fatto 45 ore. Riorganizza le app, togliere Hot Lava, schifo. Chuchu Rocket, che io non conosco, amici, non conosco Chuchu. Perché la parte Dreamcast io non l'ho fatta, non l'ho vissuta ai suoi tempi, l'ho recuperata un po' dopo e non ho mai recuperato Chuchu. Ok, hai fatto un'altra figura di merda, Gogol, fammi capire. Sono svegliato con mal di testa stamattina della morte. Molto narrativa sta detta, sì. Chuchu Rocket Universe, gioca. Benvenuto in modalità puzzle. Fai salire tutti i ciucciù sul razzo. Collocare una freccia. Scorri in direzione qualunque per collocare una freccia. Tocca una freccia per rimuoverla. Ok. Ma devo mettere l'acqua da lui, mi sa. Come funziona sta cosa? Ah, probabilmente devo solo indirizzarlo.
Devo preparargli il cammino? Ciucciù il razzo sviluppatore Sega. Mi dite come funziona sto gioco che mi sfugge proprio. Che cazzo di tutorial è poi? Ma usa due frecce, usa una freccia. No, non volevo uscire qua. Allora, ho capito come mettere le frecce. Gli devo probabilmente preparare il cammino, ma come faccio a partire lui? Indietro al lettino. Levetta destra non fa niente, levetta sinistra non fa niente. No, l'ho provato a pianeggiare RB, non succede niente. L'ho fatto, ragazzi, lo sto facendo. Ah, perché è rotto il tasto RB del pad. L'ho schiacciato 80 volte, mica una. Ciao, Anto. Solo che sto tasto pad RB si è rotto, quindi non funziona. E non ci avevo pensato che potesse essere che non prendeva il segnale. Allora, ma quindi io sono, posso farne quante voglio? Ero convinto fosse un'altra cosa, onestamente. No, è il pad normale, ma l'ho rotto con Assassin's Creed Odyssey. Infatti ne ho comprato l'Elite perché questo si era rotto. Trascina due dita per ruotare il pianeta. Cazzo che funziona. Vabbè, levetta destra funge. Vabbè, no, non mi piace. Lo bocciamo. Proviamo invece quest'altro di Puzzle Game, poi ci facciamo un mini Motorways. Proviamo questo. Il super pad ce l'ho di là. Devo usare sì, ma adesso ci associo questo probabilmente ai pad. Vediamo un attimo. Pensavo che funzionasse un po' meglio RB, invece si blocca proprio. Accetta la nostra normativa sulla privacy, termini d'uso, leggi la normativa, leggi i termini d'uso, accetta tutto. Ok. Ah, l'obiettivo è andare di là prendendo tutto. Missione giornaliera, ottieni minimo, non ce ne frega niente. No, questo sembra proprio il gioco mobile, però, eh. Allora, però adesso lui mi guida lui e non mi fa fare niente, eh. Abbastanza easy però. Fammi giocare però, fammi. Ok, adesso mi fa giocare a me. Vagamente una minchiata però.
Ma chi è tanto pigra da usare tre frecce in quel livello? Siete dei mossi senza cuore, eh? Guarda come mi muovo su questo genere sconosciuto invece. Senza sbagliare niente. Si gioca, però è senza cuore, quindi non me ne frega un cazzo, mi fa schifo. Cross the Alps non l'abbiamo. Classificato, però attenzione. Cross the Alp antifascista, quantomeno in fascia 2 per rispetto. Poi vediamo se diventa divertente o è solo leggere e rompersi i coglioni. Allora, un gioco. No, Minimoto lo avevo detto. Diciamo che non è il gioco da far vedere per parlare di qualità sul palchetto. Mi sembra quello proprio un gioco mobile, sì. Sembrava bello esteticamente. This is a building. This is a house. A pin means that a car was to drive to this building. Ok. Press not to start building rows. Sì, ok, ho fatto. Mute dom sito plan, ok. Siamo un po' merda al controllo qua. This show you to build a delete mode, press not to enter road deletion mode. Ok. Ok. Ah, il pin vuol dire solo che delle macchine ci vogliono andare. Each pin you collect and set point. Ho altre 6 strade. New house need to be connected to the road network so the cars can reach their destination. Ok. Quindi io chiappo qua, vado qua e unisco. E però ho fallito. Allora uniamo da qua, vediamo se mi è meglio. Ok. Che ce n'è un botto adesso di strade. Tac. E dai, ha fatto tac però. Tac. Ok. Sembra molto carino questo. Ciao Ray. Beach a road into house to charge the direction. Alla bui build a road into house to charge the direction of this driveway. Cioè? Ah, ok. Se costruisce la strada lui cambia la partenza. Da vedere è bellissimo, c'è una roba di fare strade ordinate e di mandare tutto a puttane fra un secondo, tra l'altro. Ha un suo fascino su di me, non posso negarlo, eh? Perché non partono queste? Ah, eccole. Dai però. Questo cos'è, eh? Cars need to drive to buildings of a matching color. Ah, capito. Quindi devi unire anche quella e la sua strada. Bellissimo. Sì, ma non fare un imbuto. Sì, stavo andando a caso. Devo imparare. Adesso faccio dei drammi assurdi. Qui c'è la terra, non ci va o ci va? Cazzo, cioè. Perché tu c'hai anche un numero limitato di strade, quindi al momento le unisco proprio a cazzo. Tra un po' il traffico esplode in questa città e poi diventa Roma Simulator. Sì, assolutamente. Build a road around the drive to connect the house. Ok. The river, scusatemi. Togli dal cazzo. Non si toglie però. Ho fastidio. Vuol dire? Build a road around the river to connect.
c'è? Intorno al fiume, mi sa che devo farlo. Ma c'ho 31 strade, non c'ho 280. Non fa ponti. Qua non mi sembra ce la possa fare. Non sto capendo che vuole allora. Y. Cancelliamo questo. No. Che cazzo fai? Ok. Y. Build a road. Around the river. To connect a... Around è intorno, no? Quindi qua. E poi non ce la fa. Allora, proviamo a fermarla qua. Ah, ok. Posso fare questa cosa così. Ok. Ma tu l'hai giocato, Mircotto? When a bean is too busy, the pins will merge into a big pin that will start counting down. Get more cards to the building to clear the pins. Ah, le pins sono le richieste, quindi devo far arrivare più macchine là dentro per togliere quella roba. Perché qui sono rallentate e quindi è un problema. Forse. E io continuo ad imbutare tutto. Però posso fare uno spiazzale qua che fa del danno? Cioè, gli porto un'altra strada così non passano là, scusate. Ce ne ho. È bellissimo sto gioco. Perché l'entrata comunque è solo una, quindi non è puoi fare Marie per Roma. Brigiano, io dubito, Madonna. Molto bello, molto bello. Questo se ne va in fascia, attenzione, 1. Promosso in fascia 1. Proverò a dedicarcimi, dedicarmici. Ci abbiamo Possession, che dovrebbe essere un gioco pazzo. Proviamo Possessions. Ho stragiocato Minimetro, che anch'io ho regalato un po' ovunque, tra l'altro. Me l'hanno dato su due... Forse è Origin, ce l'ha nel pass. Ciao, grazie per tutto il pesce. Possession, storia. È già fallito perché non c'ha il pad. Capitolo 1. Muovi il tuo dito sullo schermo per ruotare la stanza. Trova un'angolazione che mostri la TV sul mo. Ah, figo invece. Gioco di prospettiva. Attenzione. Diamone qualcun altro, ah. Di livello, dico. C'è una storia? Lui sta litigando al telefono con la moglie. L'ha lasciato. E ha detto: preferisco stare con tre uomini di colore contemporaneamente. Guarda il cuscino fluttuante da un'angolazione che lo mossi sul divano. Così non è, scusa. Ah, lo vuole sullo schienale lui. Al momento sembra un po' easy, però vediamo. Qualcuno ha detto Lukaku. Tra l'altro Brozovic che non l'ho messo, che stronzo. Pizzica lo schermo verso l'esterno per ingrandire gli oggetti. Ok. Ah, perché ovviamente... Posso dire che al momento non mi hai esattamente venduto questo Apple Arcade. Vabbè, stiamo giocando anche i giochi di fascia inferiore oggi, eh. Quelli più interessanti li ho provati la puntata scorsa. Quindi secondo me dovessi valutare quella. Però
Questa è la roba che l'altra volta non ho scelto di provare. Poi, Anto, a te non t'avrei mai venduto Apple Arcade, lo sappiamo benissimo. Non c'era un ragione al mondo per cui avessi scelto Apple Arcade. Non siamo riusciti a venderti Switch, figurati Apple Arcade. Allora, poi ci abbiamo The Cat Out Kids, di cui si parla molto bene. Secondo me invece c'era anche oggi qualcosina di molto interessante. Oggi meno, però, oggi chiaramente meno. Che l'avventura abbia inizio. Pad funge. Prologo alla casa di Maxwell. Per esempio, What the Golf, Antonio, per me in questo momento è super capolavoro, eh. È una roba allucinante per quanto è bello. Durante l'inverno del 32 iniziò come al solito. Il vecchio Maxwell stava sistemando le luci di Natale sul tetto della casa vittoriana di famiglia. Scivolò, cadde, si ruppe la testa e questo fu. L'estate seguente, la figlia più grande di Maxwell stava cambiando una lampadina nella loro biblioteca. Era su un poggiapiedi quando iniziò ad dondolare avanti e indietro senza alcuna spiegazione. Scivolò, cadde e si spezzò il collo e questo fu. No, Skate non l'ho neanche messo forse in prova. La primavera successiva la signora Max e le sue due figli rimasti stavano uscendo dal vialetto. L'enorme ginepro occidentale che si stagliava a est del vialetto cadde e schiacciò il tetto della loro auto. E questo fu. Porca troia. Lo so, è uscito forse, Antò. Però avercelo gratis, butto via. Tra l'altro su touchscreen funziona benissimo, quindi non so se col pad può fare lo stesso. Questo c'ha un grande stile. Ringrazio. Tocca l'albero alcune volte. Alla fine del 34 era ufficiale, la casa dei Maxwell era maledetta o stregata, o molto probabilmente entrambe. La casa dei Maxwell rimase abbandonata per i successivi 50 anni, quando nel 1984 fu venduta a una misteriosa coppia originaria dell'Europa orientale. Europa orientale. Che cazzo è, scusatemi? Polonia? No, Grecia. Ed è allora che gli animali iniziarono a scomparire. Turchia. Hai provato Ocean 2? Sì, l'ho provato l'altra volta, Monavolante. Maestro, ho vinto contro Sippo a FIFA 20. Sono contento, Pada, ti ringrazio. I genitori di Molly Moore rimorirono in un incidente statale quando lei aveva 2 anni. Si era trasferita in una piccola casa sul lato ovest di Hickory Lane per vivere con la sua bizzarra nonna Ford. La nonna Ford era un capolavoro di bizzarria ed eccentricità. Se c'era un mostro nel tuo armadio, nonna Ford sapeva sempre cosa fare. C'è tanta morte in questo prologo. Una volta alla settimana, Molly e il suo cane Moses si svegliavano nel cuore della notte, sgattaiolavano fuori casa per incontrare il suo solo e unico amico Salim. Di martedì andavano sempre al drive-in Capitol 6. Molly chiamò a loro tre la banda dei The Get Out Kids. L'iscrizione era molto esclusiva. In una partita con la connessione di Smash. Il martedì, l'ho detto, Pada, l'ho detto su Twitter. Il martedì prima di Halloween, Molly e Salim decisero di vedere i Ghostbusters per la terza volta. Sayonara Wilders, What the Golf, Rayman, Enter the Gungeon, anzi Exit Gungeon. Mutazione, anche se non è proprio la roba mia. Peter è una gran scelta. Ray è più il mio tipo. Ascolta. Cosa? Non senti un odore strano? Ti piace? Non dimenticare di mettere la sveglia per le 11. Non lo so, ok, sto rompendo un po' il cazzo, lo so, è così folle. Neanche. Ci incontriamo fuori dall'Ester verso mezzanotte? Magnifico. A dopo, amico. A dopo, pungitopo. Questi sono due amici bambini. Meglio che metto la sveglia anch'io. Tra l'altro, sapete che su Skate City è bello, Conate?
Sapete, lo scarichiamo adesso. Dai, proviamo. Meglio che metta la sveglia anch'io. Tra l'altro siamo già a 54 minuti, eh. Che vi stavo dicendo? Me la son perso. Vabbè, mi sono rotto il cazzo. No, disinstallato, non fa per me. Pensavo meglio. Questo l'abbiamo provato però. Io me lo ricordo questo, scusatemi. La bambina, sì, questo l'abbiamo provato. Questo va in fascia 2, non in da provare. Non in da provare. Ho dei problemi grassissimi con iOS 13. Vai, fa culo. Ok. Poi ci abbiamo. Alla skate è uno dei tipo 5 che non ho proprio scaricato. Ma lo andiamo a scaricare per te, Conan, te lo faccio. Secondo te, entro quanto toglieranno il mese gratuito in Italia? Molto poco, sono abbastanza d'accordo. Sì, abbiamo già fatto incazzare DAZN. Ho letto una recensione di Frogger in cui lo punivano pesantemente. Skate, 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 skate. Questo invece me lo mettevano tra i meglio, Grindstone. Questo puzzle qua, proviamo, mettiamo come lo provo. Ho letto una roba che lo metteva tra i giochi migliori. Mentre già l'ha scaricato? Porca. Ah no, attendo, ok. Ci abbiamo Murder Mystery. Ah, questo potrebbe essere carino. Towaga. Vabbè, farsi il mese gratuito per giocare ai giochi mobile ogni mese è molto triste, però adesso te l'hanno venduto. Io lo farei ogni 3-4 mesi per giocare qualche giochino interessante. Frog su Red Dead 2 va a 10 FPS in alcune sessioni, dice Pada. Io ho provato due livelli. Non parliamo di DAZN, mio collega mi sta maledicendo perché dice che gli ho augurato che gli oscurassero l'APTV. Ma tra l'altro vogliono andare a punire chi ne usufruiva con multe pesanti, eh. Cioè, in Italia c'è la legge, rischi 18 mesi di carcere per una roba del genere. Non lo so, Pata, a me se mi mettono Mosaic nel secondo mese mi inculano, cioè c'è roba che mi piace, poi sto giocandoci adesso. Sta funzionando, però bisognerà vedere quanti titoli nuovi metteranno ogni mese. Dottore, hai sbloccato il tema di Kirby su Tetris 99? No, Spawn, non ho proprio giocato. Oh, you are right, I guess you are... Tra l'altro non mi piace proprio quel tema. I guess you are the only one who made it. Nessuno, one else could find the portal, not even him. The Voidmonger is hunting us down. We need to hurry, to hurry. Or there'll be nothing left to save. Once you're ready, just cross the portal. Credo che sia un gioco in cui tu sei al centro e devi sparare a tutta la roba intorno, eh. Play, assist mode, start ora. Vediamo, vediamo. Ciao, Iaci. Il gioco dell'oca? No, ma sono abbastanza indeciso. Ho paura che non sia per me, però potrei farlo tipo oggi già. Antonio, l'hai preso? Se l'ha preso Antonio, no. Vedo prima lui. Se Antonio non l'ha preso, ci penso. The Jungle of Clothjian, the stage of corruption is real since Metal Survivor. Metal Survivor. Our journey begins now. You will be left to purify the five shrines to restore the light of Azrar. Il gioco dell'oca. How to play? To defend yourself, you can trigger your light beam by using the right shortcut to aim the monster. Ok. Vedi? Lui non si muove. Graficamente è molto bello. The call of the void grows stronger. Metal and the fish shrine must be close. We're almost there. You have unlocked your fish spell with Gash. Use it pressing a special button. Nell'LT c'ho una spell cost un mana che mi manage in the process. Ok. Quindi adesso ho una magia mana che posso usare con LT. Potrebbe essere uno sparatutto molto divertente questo, crescendo di difficoltà, eh. Mazza
Magnifico! The light flows between you with easy shimu. We shall press onward. The shine is not so far. I'll wait for you in Luan. May the light with you. Ok, vorrei provare un livello vero. New Monster Unveiled, Crasbler, Selena, Botis, Monster, in Codes, Bestia. Allora, ne farò cadere, non ne ho parlato di Sistema Time, e cadere, non credo, non cacci per cazzo. Close. No, ti ringrazio, close. Puoi collegarci pure un controller all'iPad. Guarda, grazie per tutto il pesce. Io sto giocando esattamente con il Pad One. Ci puoi collegare quello PlayStation 4. Non mi pare ci si possa collegare quello del il Pad Pro di Switch. Funziona benissimo. Il mio pad no, ma funziona bene il collegamento. Ho deciso di non prendere niente in questo periodo. Ho già fatto l'eccezione per Crying Sun. Allora lo prendo io, Loga, dai. Che ti stavo dicendo? Grazie per tutto il pesce. Funziona bene. Sì, secondo me. Ah, il 90% circa dei giochi hanno il supporto al pad. Quindi è una roba pensata in quel senso. Voglio giocare. Story mode. Fase 1 di 42. Ma devo ripetere questo per forza? Ok, aspetta, usiamo Y. You are doing alright. Not great, but alright. Non si capisce mai un cazzo, però. Mannaggia il mondo. Ah, ok. No, survival mode. Story mode. Ok, è cambiato il livello. Praticamente mi piace un casino, sapete? Well, looks we are. Following the footsteps of your tribe's heroes, are we? That's a noble endeavor. A most futile one, I say at this point. But who am I to judge? Anyway, I have no time for you right now, but my minions might find you entertaining. Mischia, me l'ho pronunciato bene. Attenzione, c'è Sixel che dice cose brutte. Ciao Sixel, buongiorno anche a te. Oggi ti potrei rompere il culo a COD, però, volendo. Bello, sapete che questo è fascia 1? Questo vi dico che è fascia 1. Adesso proviamo anche LT per vedere cosa fa, eh. Questo mi sembra decisamente una figata, secondo me. Sto perdendo un sacco di vita, però, mortacci loro. Perché ovviamente devi prendere prima i vicino, quelli vicino e poi quelli lontano. Devi stare attento a farlo avverso, sta cosa. Che alcuni sono più veloci, però mi sembra che. Ah, ok, LT fa la mossa Asbro. Molto carino, ovvio che il passo successivo per videogare era giocare su tablet. Su Epic sta 11 euro, Switch 15, entrambi sconto, dice Spawn. Sì, l'ho visto su, ma lo compro su Epic, non su Switch. Guarda, controlla, grazie per tutto il pesce. Io non ho visto nel tutorial, non ho visto che dicessero altri pub. Silenzio che ieri ho fatto un devasto per il pizza nazionale che può fare del Simone. È stato un 1 contro 6 in pratica. Ma dove, Sixel? Ciao Rial, buongiorno. Bello, bello, fascia 1, fascia 1. Gli voglio dar fiducia. Mi sembra molto interessante. Attenzione, ha già scaricato gli altri. Quindi skate per gonade. Cioè, ieri avete giocato a COD, porca troia. Cioè, siete tutti super allenati, tranne me, ma vaffanculo. Maledizione. Giochi di skate che io non amo, infatti non l'avevo neanche scaricato. Ha fatto più kill lui che il resto della squadra. Sommate. Vabbè, Tony è uno sfigato, non gioca un cazzo d'altro da 50 anni. Non è che si mette a giocare ai giochi belli come faccio io su iPad, capisci che? Poi però quando dovevamo giocare contro su PlayStation 4 è scappato. Super allenato lo dice assurdo, io non ci capisco una mano. Tutorial di skate. Questo Stone succhia. Questo lo vuoi giocare tu, Stone? Allora, X. Ah, sembrava più brutto però dal trailer. Fly. No, flick left stick up to down and only. Ok. Ollie.
Fai la stick up to a molly. Un nolly, anzi. Kick click. Sì, ma è la roba che io detesto proprio, non la sopporto. Lo faccio vedere solo per voi, però. Ora provo a fare alcuni trick oltre gli ostacoli. Ok, no, non mi arrivava il consiglio suo. Quindi è bidimensionale. Comunque, è porca troia, però. Non li capirò. Allora, proviamo a vedere su iPad, che magari è il ritardo che mi sta uccidendo. No. Oh, non riesco a giocarci. Ah, ok, ce l'ho fatta. Grande! Non grandissimo. Vabbè. Bello, eh? Bello, però Conan a me non piace. Vito, vergogna, a me non hai proposto di giocare a COD. A chi l'ho proposto, Gaul? Tra l'altro tu l'altro giorno sei in punizione, ti sei comportato malissimo. Riorganizza le app, via. Proviamo anche questo, così decidiamo se farlo entrare in una cartella o se non farlo entrare proprio, eh. Ma stavamo sul console, ma se ci sbattevamo ad entrare nel tuo disco pieno di gente brutta, sai che ti dovevi adattare. Certo, stavo già in live, cazzo. Con Teocrazia abbiamo capito che era tutta una scusa che avete fatto. Attenzione, gioco verticale, già un bruttissimo segnale. Come CPS insegna, Greenstone. Una puzzolente voragine infernale piena di perfidi scopi e di macchine scintillanti. Il tizio laggiù intenta congelarsi con un po' di mosca e giocare in un macinatore. Il cammino che conduce alla vetta di questa infinita montagna è lungo. Andiamo, dai, andiamo, dai, dai. Livello 1, dai! Sì, un po' tossico, sì, senza motivo tra l'altro. Il monte macina pullula di sgorbi colorati ed è dovere del macinatore spazzarli via. Cominciamo da Giorgi. Delinea un percorso che attraversi tutti i 7 sgorbi più circostanti. Allora, questa è una bella meccanica che mi era piaciuta un sacco su un gioco Switch... Ok, ho capito. Quello sui Mac. Come funziona però? Aspettate che devo capire. Allora, si può fare col pad però, un attimo. Allora, io devo partire da lui? No. Parto da qua, va bene, no? No, fermi tutti. Ok. Parto da questo. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Adesso premi il tasto di attacco per la... Di solito Giorgi può muoversi soltanto attraverso sgorbi dello stesso colore. Ah. Vediamo che succede quando Giorgi avanza uccidendo 10 o più sgorbi in un sol colpo. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Però quello là c'aveva un elemento anche tattico, che insomma, a parte che graficamente non era così orribile. Ma però potrebbe essere carino, eh. Schifo a me perché cioè, quello là che non mi ricordo mai il nome, ma era bellissimo quello su Switch. Mi era piaciuto un sacco. Difficilissimo perché non andavi mai avanti. Sì, una scusa per non avere una palla al piede, confermo. Sixer, la vedi questo? Questo è per te. Allora, da provare ci abbiamo. Questo mi sa che mezzo l'avevamo provato l'altra volta. Proviamo un po'. Paint Mob cos'è? Siamo quasi al termine. Io ho le idee belle chiare. Oh, Devolver, anche questo? Attenzione. Devolver, due giochi, uno orribile e questo non lo sappiamo. Spostamento. Meraviglioso questo. Dipingi, seleziona.
Dipingi cittadini per trasformare i ribelli e accumulare punti. I ribelli sono scatenati, non farti acciuffare e sarà o sarà game over. Dipingilo per diffondere la vernice mantenendo attiva la combo. Continua ad accumulare punti per aumentare il livello delle combo e il punteggio bonus. Hanno preso? Il problema è che non si capisce una sega. The Blob è bellissimo, tra l'altro, Spawn. Io ve lo consiglio su Switch se non l'avete giocati, eh. Io l'ho giocati tutti e due con discreto piacere. A me piace colorare. Ma è finito? Cioè, è il gioco costruito su una singola idea, probabilmente. Scitua. Però... un po' da fascia 3, però, minchia. Cioè, alla fine la partitina te la fai. Non so se si va avanti in qualche modo. Devi scappare. Ma io c'ho un limite di vernice, secondo voi? O devo spammare a bestia? Dipingere consuma vernice, ora la vernice è finita. Ah, ecco, vedi, cazzo. Raccogli vernice sulla mappa, è andata a puttana. Beh, certo. Non devi spammare. Il The Blob che c'era su PSP, credo di sì, gli Yashi. Erano bei giochi, eh. I due The Blob sono meravigliosi, molto divertenti, e su Switch sono la morte loro. The Blob ottimo su Switch. Io l'ho giocati su Wii, mi pare. E poi potrei pure ricomprarmeli, sinceramente. Su per vederli in HD. Of Wii U. Sai che non mi ricordo? Mi pare che... ho finito la vernice. No, maledizione. Ok, non riesco a capire dove vedo la vernice. Vabbè, giochino simpatico però. Che cazzo io vedi? Questo lo do ai miei nipoti. Ci si divertono, secondo me. Quindi una fascia 2, quantomeno gliela diamo. No, è rimasto in fascia 1. Non fare il timido, dai. Dai, 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 dai. Ah, ma ci sono gli altri qua, porca puttana. Ci abbiamo qualcun altro qua. Attenzione. Hai rotto i coglioni. Molto ho detto. L'ho già detto che è un po' pazzo sto cazzo di iOS 13, vero? Ok. Allora, ci proviamo. Come sono? Sono le 11:40. Quindi arriviamo fino a mezzogiorno e poi basta. Murder Mr. Machine qua, credo sia. Il primo originariamente su Wii. Non mi ricordo dove l'ho giocati. Non ho retto dopo qualche ora del primo, troppo lenti e ripetitivi, troppo. Ero epato che mi piacciono giochi del genere, ma no, dopo le prime 2 ore fai sempre la stessissima cosa, non ce la si fa. Il 2 migliore è uguale, io ricordo io uguale. Ma è un gioco di fare quello, di colorare. Episodio 1 dell'AMB. From William Mary, Captain America, TCPTC Commons, Cassandra, Cadet Clark. Your excellent performance throughout the academy this past 24 months has not gone unnoticed. You have ranked in the top percentile of graduated, and it's my pleasure to offer you your first position with the DCPD. GD Unplugged Channel, benvenuto tra noi. You'll be stationed at the District Crime Agency DCA, working out of Police Plaza as a junior detective alongside Detective Nathaniel Houston. Further details will follow. We have no doubt you will prove to be a valued asset to the DCPD. Best wish, Capitan William Merrick. Vito, ce l'hai un po' di hype per The Last of Us 2? Io proprio zero. Spero in martedì. Io sì. Probabilmente dei giochi grandi è l'unica cosa per cui io abbia ancora dell'hype. Perché loro sanno comunque raccontare. Rigiocando The Last of Us con voi il primo, il gioco mi ha fatto cagare, ma la parte narrativa secondo me è di un livello esagerato. Usa, to move the cursor, to move, interact, io sento. Allora, ok. You must be Detective Nathaniel Houston, and you must be lost. Cassandra Cake. I don't usually get visitors down here.
I've come from the academy. Academy. I don't have much use for an intern. I'm not an intern, I'm your partner. I don't need a partner, dice Nate. Well, with all due respect, that's not really your call to make, is it? The District Crime Agency take the cases no one else wants, the hot potatoes and potential headaches. This is no place to learn your trade. I was top of my class with degrees in criminology and sociology. How many hours on the job? Sempre una scema però, eh? Go back upstairs, rookie. Stop wasting both our time. I'm sorry my presence bothers you, detective, but I've been handpicked for this job. Yeah, you and me both. I'm not here to cause your problems. I'm here to help. I won't be carrying you. You won't need to. Speaking of which, I got work to do. Vabbè, lei è una stronza, però rotate camera e no, tu zoom. Allora, che tassi sarebbero quelli secondo voi? Scusatemi. LB, RB, ok. Interact with an auto access your counter key. Current case. RB ovviamente non funziona. Pensa a me, dal primo era piaciuto più il gioco rispetto alla parte narrativa. No, sì, po' dai, cazzo, la parte narrativa del primo era tantissima roba. Cioè, il rapporto tra i due è allucinante, Sippo, ma scherzi. Sono proprio dialoghi scritti della Madonna, quello secondo me è indiscutibile. The victim is Frank Daniels, local politician. Looks like he bled out. Who found him? Neighbors call it eating. Say that they called it eating. Say they heard a disturbance. Did we get a statement from them? Yes, but it's not much to go on. They heard gunshots and immediately called 911. Well, what? You wanted this, haven't it, Rook? Whoever did this was far from careful. Looks like there's plenty of evidence to be found in the con Andrea di find the murder weapon and homebreaker point of entry exit. Allora, devo trovare l'arma del delitto. Ah, è da dove è entrato il tizio. Ok. Your corner show the button on the screen. Try cutting some from the scene. Allora, il tuo corrente obiettivo è scritto sotto. Perfetto, ti ringrazio. La finestra è da dove è entrato. Non è neanche brutto da vedere, eh. Però mi sembra. This is your workspace. We show gather evidence and link between them. You will make your own links, but right now you need more evidence. Press to return to the scene. Vetro rotto da dentro, da fuori. Perché vedi, sono dentro. You can organize your screen to make them matter all the memorandum così. Vabbè, ma sono il cazzo. Bello, bello, non fa per me, però non è brutto per niente, secondo me. In realtà nella mia vita pensavo di amarli di più i giochi di investigazione, invece non ci sto dentro per niente. Mi rompo un po' le palle. Questo cos'era? Ciao, Sippo! Non lo so, Goku, non so neanche se ci giochiamo in realtà, visto che loro l'hanno giocato tutti per ore e ore e ore. Atone, Earth of the Elden Tree. Ma l'avevamo provato questo? Io direi ci facciamo questo e un altro e poi stacchiamo, eh. Ho detto sì, mezzogiorno. No, non l'avevamo visto questo. Watch me. Gian, pass me the axe. Come on. The meat has addled your brain, Dalla. Enough to make me brave. Brazen, Molinari. You think yourself man enough to light my axe? E chi sei, Toro, sei? Ma scherzo, Antonio, scherzo! E te pareva che mi chiamavano adesso?
Anzi, fatemi dire. Oh no! Fatemi rispondere, se no non mangio, perché mia, questa è mia madre che mi offre del pranzo. Vabbè, mi sono rotto il capo. Accorda il liuto di là girando le chiavi nella posizione corretta. Ma che gioco è? Il mio vecchio liuto è scordato di nuovo. Pensi di riuscire a sistemarlo, Tyron? Allora, la posizione corretta quale sarebbe? Scusatemi. Ah, ho capito adesso. Quindi quello è bianco e questo è così. Ok. Che suono magnifico. Senti un po' questa dolce melodia. Un'ora no, dai. È durata un'ora solo la partita di attacco informatico. In quel gioco mi pare che il tempo vada più veloce, dice Antonio. C'è la soluzione in alto. L'ho visto. Stile Hyperlife Drifter, non per niente male. Un po' visto e rivisto nell'indie gaming. Ok, questo per esempio non somiglia manco lontanamente a un gioco mobile, no? Invia. Però è un gioco di fare molto chiacchiere. Che non ci abbiamo il tempo di farlo adesso. Anche questo secondo me è molto interessante. Però cioè, non c'ho poco tempo per farli su mobile. Sta roba, allora questo no. Proviamo quell'ultimo. Proviamo questo. Proviamo un pochettino a giocare Assembly. Dai, che è molto narrativo, ma potrebbe essere una roba che mi piace. L'altra volta l'avevamo provecchiato un secondo. Allora, questo non funzionava il pad, però, ed era... Metti la cassettina dentro, chiudi la cassettina. Inserisci. Ah, il jack è sopra. Dopo aver trascorso un intero anno in viaggio, credevo di averne avuto abbastanza del continuo sferigliare delle ferrovie, della strada e di tutto il resto. Mi sembra che l'altra volta ero arrivato qua. Ma quando il treno su cui viaggiavo si fermò a Bellariva, refrano in me le stesse emozioni che provavo il primo giorno di viaggio. Un intero anno sembrava essere passato una vita, i posti che avevo visto, le persone che avevo conosciuto, e ovviamente i tesori abbandonati che avevo raccolto per strada a cui avevo ridato vita. Mi occupo di riparazione, riportare in vita gli oggetti a cui siamo maggiormente affezionati, è la mia passione. Stiamo viaggiando da mesi, mi spostavo di in città, aggiustando un po' di tutto, da vecchi cimeli di famiglia a videoregistratori. Bellariva doveva essere la meta delle mie vacanze, ma non fu così, fino al momento in cui iniziai a disfare la valigia. Disfavaligia. Il problema è che così io faccio un po' fatica, però vabbè. Tools of my trade. No hope of restoring things without these. Li sfiamo. Fingers crossed they get me some work. My favorite overalls. These will never go out of style. All'ordine lo mette lui, quindi non so esattamente cosa sto facendo al momento.
doesn't love a scrunchie? La valigia l'abbiamo fatta, ma quindi sta roba è tutta esclusiva al Post Store? Esclusiva al Post Store no, perché alcuni escono su PC. Credo che alcuni siano anche già usciti, Mutazione per esempio c'è su PC. Non dico minchia, sì. Anche Outland. No, Outland, scusa, Overland. Esclusiva mobile, nel senso che non li trovi sullo store, non li trovi, stanno solo là. Finalmente ero arrivata a Bellarima, mi trovavo lì per un festival a tema culinario che sarebbe iniziato dopo qualche giorno. Negli ultimi mesi avevo preso l'abitudine di mangiare davanti alla TV cibi pronti e veloci, avevo proprio voglia di un pasto decente. Ovviamente dovevo guadagnare abbastanza per potermi permettere, così pensai di uscire il giorno dopo a cercare qualche lavoro. I miei genitori non condividevano la mia scelta, volevano mi occupassi del negozio, che vivessi una vita semplice e stazionale. Ma c'era un mondo là fuori, oltre le quattro mura del loro negozio di antiquariato, e dovevo farne parte. Nella mia mente immaginavo sempre i luoghi strani e al contempo splendidi dai quali proveniva ciascun oggetto che avevano in negozio. Mi piaceva fantasticare sulla storia di ogni oggetto, svelare i ricordi ben nascosti tra le vite e i fili. La mia storia a Bellarima iniziò con una bambina e il suo desiderio di ascoltare nuovamente una voce. Facciamo un altro enigma, diciamo, un altro pezzetto e poi stacchiamo. Maria, era la mia prima mattina a Bellarima, non vedevo l'ora di uscire dall'albergo e andare in esplorazione. È una città tranquilla, le strade e i vicoli si intrecciavano in armonia sotto il caldo sole del mattino. Tradotto molto bene, comunque. Nel frattempo, nella piazza principale si organizzavano i preparativi per il festival che sarebbe svolto dopo qualche giorno. Mentre distribuivo i miei volantini, immaginavo gli oggetti che la gente del posto mi avrebbe portato ad aggiustare. Fino a quel momento tutto sembrava perfetto. Iniziavo a credere di aver commesso un errore quando sentii qualcuno toccarmi sulla spalla. Izzy, ciao, sono Izzy, sai come aggiustare gli oggetti? Era una bambina di all'incirca 7 anni, doveva aver letto uno dei miei volantini. L'ho visto nel suo zainetto finché tirò fuori un registratore rosso ma ridotto. La mia cassetta si è rotta e non riesco più a farla funzionare. Ho provato ad aggiustarla, ma c'è questo affare di metallo in mezzo. Puoi provarci tu? Certo. Sicuramente esclusiva a tempo su iOS, ma non so se escono dopo. Allora, devo aggiustare il coso adesso. Vediamo un po' come si fa. Tanto io sono la più grossa pippa dell'universo ad aggiustare le cose, quindi. Oh, ok. Aha, those batteries look like they need replacing. Luckily, I have some spares. Allora, le batterie erano da cambiare. Io già ho vinto. Cioè, la cretina non aveva cambiato le batterie, veramente? È un po' PC Building Simulator, eh? Ah no, c'è anche da sistemargli la cassetta. Ah, la matita! Ma sono fantastici! Allora, tu vieni qua. Perché ho vissuto negli anni 80, fondamentalmente. Al suono di un carillon ascoltiamo la voce di una donna cantare. Secondo me sì, Mirkotto. Sicuramente sono al massimo esclusivi a tempo. Alcuni no, tipo Ceorn, secondo me ci hanno messo troppi soldi dietro per farli passare altrove. Però dipenderà da gioco a gioco. Quando finì Izzy, prese il rigiratore e mise direttamente nello zaino. Con sta faccia da cazzo, Izzy? Grazie Maria, sei la migliore, la giusta cosa che esista. Signori, io vi saluterei. Ci si vede nel pomeriggio. Non so se con Gears o Sen Code. Adesso vado a decidere con il mio team di scienziati. E ci si vede a presto. Spero che vi sia piaciuto anche questo Apple Arcade Round 2. Ciao belli, alla prossima. Buon pranzo.